veloce! In una quarta giornata di Serie B favorevole a tutte le liguri del girone, arriva la prima vittoria stagionale per il Molassana che, battendo a Caderissi il Pisa, cancella lo zero dalla colonna dei punti e lascia all'avversario l'ultimo posto in graduatoria, risalendo in un colpo solo 4 posizioni. Decisivo per la vittoria, un inizio gara scoppiettante. Già al primo minuto, Carola Librandi, con un gran tiro a scavalcare, porta subito in vantaggio le padrone di casa. Dopo pochi minuti, Giulia Tortarolo raddoppia correggendo di testa un bel piazzato di De Blasio dal lato sinistro dell'area. La deviazione sotto misura trova impreparata la difesa avversaria e il Molassana mette subito l'ipoteca sui 3 punti. La gara è però ancora lunga e il Pisa reagisce accorciando le distanze con un calcio di rigore trasformato da Cosi. Immediata la controrisposta delle rossoazzurre, delizioso filtrante di Tortarolo per Librandi, che ristabilisce il doppio vantaggio con un preciso tocco rasoterra sull'uscita dell'estremo difensore pisano. Non è ancora trascorso un quarto d'ora e il tabellino è già arricchito da 4 segnature, che potrebbero salire a 5 prima del riposo se il palo alla mezz'ora non fermasse una spizzata di testa di un attaccante pisana e se le padrone di casa riuscissero a concretizzare un predominio territoriale piuttosto marcato. La ripresa vede il Mola mantenere il pallino del gioco, senza però riuscire a incrementare lo score in una gara molto spezzettata. A una ventina di minuti dalla fine le ospiti riescono a rimettere in discussione le sorti del match, nuovamente su calcio di rigore. Bacicalupo intuisce la direzione della conclusione di Licareti, ma l'esecuzione è angolatissima e vale il 3-2. La rete infonde nuove energie al Pisa e i mister del Mola corrono ai ripari ridisegnando l'assetto tattico difensivo e inserendo forze fresche nei minuti finali. Le Pantere riescono così a preservare un vantaggio tanto prezioso quanto risicato fino al fischio finale senza correre eccessivi rischi. Sì, rimangono in 4.